dots, one of them like the game. I got red, I got blue, what you want? The Chanel of Balenciaga, Louis Vuitton. Ci siamo, è il momento della gara, nell'autodromo Carlo Space di San Paolo, che può ospitare 80.000 spettatori. Sarà una gara fantastica! Interlagos rappresenta sempre una gara speciale. È un circuito da 4,3 km, con 9 curve a sinistra e 6 a destra, per un totale di 15. Il giro più veloce di oggi potrebbe arrivare intorno ai 220 di media, ovviamente, se non piove. Qui accanto a me c'è il grande Luca Filippi. Luca, si nota chiaramente che da una gara all'altra lo sviluppo di queste vetture prosegue senza sosta. Tu che hai una grande esperienza sia come collaudatore che come pilota, puoi spiegarci qual è la differenza tra queste due figure? Bella domanda, Carlo. Credo che la differenza stia soprattutto nell'atteggiamento mentale. Un collaudatore può arrivare a percorrere fino a 15.000 km nel corso di una sola stagione. Il suo ruolo quindi consiste principalmente nell'aiutare il team a migliorare la monoposto, guidandola nel modo più sistematico possibile per consentire un'analisi coerente dei dati. Invece, quando un pilota si allinea sulla griglia di partenza, pensa solo a come gestire al meglio la situazione di quel giorno specifico, quindi l'auto è lo strumento che lo aiuta a raggiungere il suo obiettivo. Prima di iniziare, rivediamo le posizioni sulla griglia di partenza. Lewis Hamilton parte dalla pole position e Valtteri Bottas prende posto accanto a lui. E ora vediamo il resto della griglia. Vettel, Verstappen, Charles Leclerc e Albon, Norris, Gasly, Kvyat e Nico Hülkenberg, Ricciardo, Grosjean, Sergio Perez e Sainz, Giovinazzi, Raikkonen, Kevin Magnussen e George Russell, Stroll. Infine, Robert Kubica, relegato all'ultimo posto. Ed ecco giunto il momento di scendere in pista. Funziona bene, scalda le gomme e i freni. Ripeto, scalda gomme e freni per tutto il giro. Bella a tutti ragazzi, benvenuti qua sul mio canale. E oggi siamo alla penultima tappa del campionato di Formula 1 con Charles Leclerc. Siamo a Rio de Janeiro, possiamo dire, in Brasil, per la penultima tappa del campionato. Un campionato veramente, veramente di insidie, possiamo dire, perché ci sono stati degli alti e dei bassi, come anche nella vita reale. E partiamo un pochino indietro, partiamo quinti e niente, ora andiamo sulla griglia di partenza e ci vediamo appena la gara si inizia. 1, 2, 3, 4, 5, alcuni interessi, ma parte subito il Gran Premio di Brasile, cioè subito spente le luci. Occhio alla prima curva, occhio alla prima curva. Con Albon. Ai, allarghi. Contatto con Albon. Siamo ancora quinti. Tanto lì davanti qualcuno delle Mercedes sta prendendo la fuga, sta prendendo il volo, mentre qua Sebastian Vettel e Verstappen stanno lottando con Valtteri Bottas. Io ho capito la strategia Mercedes, vogliono far perdere punti a Charles Leclerc, che almeno andiamo verso l'ultima tappa a vincere il campionato, no? Comunque siamo subito fatti sotto a Verstappen, subito, neanche in un giro siamo nuovamente sotto a Verstappen. È ancora troppo lontano per sperare un attacco. Ok, abbiamo superato Max Verstappen, abbiamo superato, siamo subito alle calcagne di nostro compagno di scuderia Sebastian Vettel.
che il regolo ci vorrebbe far passare, no? Sperando che la scuderia abbia dato un ordine, che siccome noi siamo a lottare per il campionato, una manina a Sebi, no, eh? Vettel, Meruto, sai cosa? Hai capito, anche te. Ma gli ordini di scuderia non mi sa che non arrivano, e quindi è meglio che facciamo da solo. Qui la prendiamo larga, che me lo stringe tutto e C'è proviamo una qui. nuova Grazie, strategia disponibile sul Seb. Mi dispiace, Seb, ma sono stato costretto. Prego. Ora stiamo zitto Alex, noi siamo concentrati. Troppo lontano per sferrare l'attacco qui in fondo, troppo lontano. Sono Sebastian, prova l'attacco. Seb, ma che cavolo fai, eh? Attenzione di nuovo, Sebastian Vettel prova nuovamente l'attacco e ora noi lo chiudiamo malamente, lo chiudiamo. Seb, non rompere, va. Guarda Seb, guarda, se non mi fai nemmeno arrivare al secondo ti faccio licenziare dalla Ferrari, ti faccio licenziare, eh. Nuovamente niente da fare, è troppo lontano. Pit stop. Tanto ragazzi è entrata la safety car in pista. Tutte box, tutti, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Sebastian Vettel, Charles Leclerc, Max Verstappen, tutte box. Attenzione, attenzione, Hamilton è stato bloccato da Sebastian Vettel ai box. Attenzione, è partito ora Lewis Hamilton. È partito allora Lewis Hamilton, dietro di noi c'è Max Verstappen. Non ci posso credere, ragazzi. Sapete ragazzi che ora mi fa venire un dubbio. Lewis Hamilton era primo, no? E quindi ora teoricamente noi siamo primi, se non mi sbaglio. Quindi ci rimane soltanto aspettare che tutti gli altri entrino nei box. Comunque sta ripartendo la gara, sta ripartendo. Dopo 2 giri di safety car, riparte il Gran Premio, sta per ripartire. Occhio Kvyat. Basti riparte. Vedere, non è ancora partita, però noi stiamo qui. Cedi la Niente. posizione, siamo in regime di safety car e non sono Bandiera consentiti verde, sorpassi. partita, è partita, è Restituisci la ripartita il posizione. Gran Premio. Occhio a contatto con Kvyat, con Kvyat. Davanti a noi c'è il mitico Albon.
dobbiamo distaccarci più che possiamo da Max Verstappen e Lewis Hamilton. Occhio qui, quasi al contatto, ho superato il limite. Sorry, sorry. Attenzione, Albon ci lascia lo spazio, ci lascia. Norris in testa, attenzione. Norris in testa, mai visto. Senza offesa, Norris. Vai, sono tre in box e abbiamo la conferma. Siamo in prima posizione. Prima posizione. Intanto dietro Lewis Hamilton ha già superato Max Verstappen. Quindi matematicamente, se andrebbe a finire così a regola, dovrei aver vinto il campionato. Però non pensiamo al campionato, lo pensiamo. Pensiamo a portare un buon risultato a casa, come ovvero la prima posizione. Ultimo giro, e Lewis Hamilton si stacca di un secondo e mezzo da Lewis Hamilton, veramente molto vicino Lewis Hamilton. Un secondo e mezzo non è niente, non è niente. Sbaglia un metro avanti e potrebbe superarsi. Andiamo sul traguardo, niente da fare per Lewis Hamilton e matematicamente Charles Leclerc va a vincere il campionato mondiale e forse anche quello costruttore. Ed ecco il nostro vincitore che accede con la sua Ferrari nella corsia dei box. Che gara fantastica! Luca Filippi, a cosa è dovuto questo risultato secondo te? Oggi secondo me era tutta questione di trovarsi nel posto giusto al momento giusto. Prima dell'entrata in pista della safety car ci aspettavamo una gara completamente diversa, ma è riuscita ad approfittarne al meglio dopo che le distanze erano state annullate. I trionfatori di oggi, gara spettacolare e prestazione impeccabile da parte della Ferrari. La storia non inganna e nessun appassionato si stupirà a vederli ancora una volta sul gradino più alto. Luca Filippi. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.